Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video del Centro Studi Ricerche CTA 102. Oggi parleremo di musica tribale e in particolare dei significati e delle leggende legate ad uno strumento molto particolare, il didgeridoo. Quella degli aborigeni australiani è una delle culture tribali più pittoresche, variegate e affascinanti del nostro pianeta. Nella loro cultura, l'insieme di leggende sulla nascita del mondo viene definito tempo del sogno, una sorta di punto evento che si colloca oltre la normale percezione del tempo, in cui esseri ancestrali hanno viaggiato da remote dimensioni dell'esistenza per giungere infine a creare la realtà in cui noi tutti oggi viviamo, grazie all'utilizzo di parole e di canti. Per gli aborigeni, il canto e la musica sono dunque il martello e lo scalpello con cui viene letteralmente costruita la realtà. Questo è un tema assai affascinante che si ripropone in molti culti tribali e sciamanici, in particolare nelle tradizioni che prevedono l'utilizzo di peculiari tecniche di manipolazione della coscienza. Il suono è da sempre considerato, dunque, il principio della creazione. Per gli aborigeni, i canti rappresentano delle vere e proprie cartine geografiche della coscienza con cui è possibile mettersi in contatto con entità superiori e interagire con tutti gli elementi della natura. Ogni canto è considerato la creazione dei grandi spiriti ancestrali e la loro potenza è varia, cosicché vi sono precisi step di apprendimento nella vita di un membro della comunità, che impara alcune litanie fin da piccolo, fino a doversi guadagnare l'onore di conoscere quelle più segrete, riservato solo a membri meritevoli di tale prestigio. Infatti, i giovani, una volta iniziati, imparano a sopportare il serissimo fardello che è il dare il proprio contributo per permettere la continuità dell'esistenza dell'universo attraverso la recita periodica delle antiche melodie. Questa credenza ricorda in un certo modo quella del popolo Huicol del Messico, i cui membri ogni anno percorrono il pellegrinaggio sacro verso la loro terra santa, Viricuta, con l'assoluta convinzione che in tal modo garantiranno il proseguimento dell'esistenza non solo della propria gente, ma del mondo intero. Lo strumento più caratteristico dei nativi australiani è senza dubbio il didgeridoo. Questo strumento dai suoni incredibili e particolarissimi non è altro che un tronco, solitamente di eucalipto, che viene trovato scavato all'interno dalle termiti. Di solito la lunghezza varia dai 120 ai 130 cm, con un diametro di circa 3 o 4 cm da un lato, quello dove si appoggia la bocca, e di 10 o 12 cm nell'altra estremità. Vi sono però dei casi in cui questa sorta di flauto può superare i 3 metri di lunghezza e viene utilizzato in cerimonie specifiche. In realtà il nome didgeridoo non è di origine aborigena, ma è il risultato di una storpiatura occidentale. Il didgeridoo viene infatti chiamato in diversi modi a seconda della zona di territorio che si prende in considerazione, e alcuni di questi nomi sono ad esempio gli Iraki, Yambilg Bilg, o Gianlupi. È di fondamentale importanza capire che per i nativi quelli prodotti non sono semplicemente suoni, ma attraverso il didgeridoo creano un vero e proprio linguaggio con cui sono in grado di raggiungere le dimensioni più remote della coscienza, e i suonatori apprendono tecniche sempre più complesse per ricreare dei veri e propri dialoghi con lo scopo di modificare la realtà o far rivivere storie e leggende, ricreandole con il potere del suono. La nascita del didgeridoo è legata ad una complessa e meravigliosa leggenda, quella delle sorelle Wawilak e di Yurlungur, il serpente arcobaleno. Secondo questo racconto, le due sorelle si allontanarono dal loro villaggio dopo essere rimaste incinta entrambe con rapporti incestuosi.
La più grande ha partorito un maschio, mentre la minore è ancora gravida. Dopo aver raccolto una grande quantità di erbe e di cibi lungo il percorso, anche la sorella minore partorisce ed anche lei dà alla luce un maschio. Le sorelle si accampano vicino ad un pozzo che era niente meno che la dimora del serpente Yurlungur. Tentano quindi di cucinare gli animali catturati, ma questi balzano lontano dalla fiamma della cottura e si gettano nelle profondità del pozzo. Essi diverranno dunque gli animali totemici di ogni tribù. A questo punto la sorella maggiore tenta di attraversare l'enorme pozzo per raccogliere della corteccia con cui costruire un giaciglio per il nipotino, ma mentre nuota perde del sangue mestruale che si mescola nell'acqua. Yurlungur, accorgendosi della presenza del mestruo, comincia a sibilare agitandosi, scatenando una tempesta. Le due sorelle tentano con danze e canti di arginare le acque, ma quando crollano addormentate per la stanchezza, vengono divorate insieme ai figli dal serpente, che a quel punto farà innalzare le acque fino ad arrivare al cielo. Altri serpenti si accorsero dell'ascesa del serpente arcobaleno e così lo raggiunsero. Ma quando Yurlungur viene interrogato su ciò che ha mangiato, dapprima si rifiuta di rispondere, poi però confessa, e in quel momento un forte vento lo fa piombare al suolo. Dall'impatto si creano le grandi distese di terre sacre su cui verranno da quel momento in poi eseguite le danze. Caduto al suolo, il serpente arcobaleno vomitò le sue vittime e nel frattempo i forti venti soffiano all'interno di tronchi cavi, creando suoni gravi e fantastici. In particolare, un tronco si china verso le sorelle emettendo il suo canto e contemporaneamente delle formiche escono dal terreno mordendo i piedi delle mamme e dei figli, svegliandoli dal loro sonno di morte. Ma Yurlungur, non contento, ferisce le donne alla testa e ingoia nuovamente tutti. Nonostante ciò, di nuovo precipita dal cielo e questa volta decide di portare le donne al loro villaggio. Quando le rigurgita, le sorelle si trasformano in due rocce e lì rimarranno per sempre. I figli maschi vengono portati nella terra del serpente arcobaleno, dove diventeranno i capostipiti di una nuova tribù. A questo punto, però, gli uomini della tribù delle sorelle seguono le tracce del serpente arcobaleno e, giunti laddove le donne furono ingoiate, trovano il loro sangue che venne raccolto. Con il palo portante della capanna ove dimoravano le sorelle, venne costruito un digeridù. Quando gli uomini si addormentarono, gli spiriti delle sorelle apparvero nei loro sogni e insegnarono loro i canti e le danze sacre. Poi sparirono per sempre. Questa leggenda nasconde una serie straordinaria di possibili significati, dal resoconto di un possibile diluvio distruttivo fino al tema della purezza e non del sangue. Ma l'elemento principale è sicuramente il potere del suono e del linguaggio, che esprimendosi in mille forme diverse va a creare le sorti del mondo, nel bene e nel male. Grazie a tutti per essere stati con noi e se vi piacciono le nostre attività vi ricordiamo di condividere i video e se proprio proprio ci tenete a noi potete offrirci un piccolo caffè seguendo i link in descrizione. Ciao a tutti e alla prossima!